Ciao a tutti, oggi prepariamo i fiori di zucca fritti in pastella con un ripieno di mozzarella e alici. Allora, innanzitutto io preparerò la pastella perché deve andare a riposare mezz'ora in frigorifero per essere bella fredda. Quindi alla farina aggiungiamo un pizzico di sale e io ci aggiungo un pizzico di zucchero per renderla bella dorata in frittura. In questa brocca ho dell'acqua frizzante fredda. Aggiungiamo e con una frusta andiamo a mescolare per renderla liscia. Mescolate bene, aggiungiamo ancora un po' d'acqua per renderla bella morbida e la nostra pastella è pronta. Ora questa va in frigorifero per almeno mezz'ora per reidratarsi la farina e diventare fredda. Nel frattempo, che cosa facciamo? Tolgo il pistillo dai fiori di zucca. Se voi non volete, non fatelo. A me non piace, quindi lo elimino. Molto semplicemente lo eliminerò così. Ve ne faccio vedere un altro. Prendo uno più grande per essere più visibile. Vado all'interno con le dita, tolgo il pistillo. Una volta tolto il pistillo, tolgo anche questa parte qui che non va bene in frittura. Una volta eliminato il pistillo, andiamo a farcire i nostri fiori di zucca. Li apriamo delicatamente e all'interno ci mettiamo un filetto di alice o di acciuga, che sono la stessa cosa, e un pezzo di mozzarella e li andiamo ad arrotolare. Facciamo un altro, questo è troppo grande, lo devo dividere, un filetto di acciuga e un pezzo di mozzarella. Andiamo a chiudere in questa maniera il fiore di zucca anche dopo che avremo messo la pastella, ma poi vi faccio vedere. Ne faccio un altro. L'acciuga e la mozzarella. Chiudo bene e avvolgo. Una volta farciti tutti i fiori di zucca, andiamo a pastellarli. Avvolgiamo così e passiamo nella pastella. Facciamo questo movimento e andiamo a friggere. Mi raccomando, l'olio deve essere ben caldo. Ne facciamo un altro, così, avvolgiamo bene nella pastella, chiudiamo, andiamo a friggere. Così. E in olio. Se la pastella è ben fredda, come vedete, verrà bella croccante e gonfierà in cottura. Una volta ben dorati, li alziamo. Vedete?
vanno a friggere gli altri fili di zucca. I nostri fiori di zucca sono pronti, eccoli qua, e adesso ne apro uno per farvi sentire la croccantezza della pastella. Ecco qua, apriamone uno ripieno. Dove sta? Che adesso, eccolo qua, ed ecco la mozzarella. Grazie a tutti per avermi seguito. Alla prossima ricetta. Ciao!